Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. Cari deliranti ascoltatori, bentornati. In occasione dell'uscita del remake della Bella e la Bestia, noi che siamo un programma vintage non possiamo non fare un salto nel passato e ricordare il mitico primo film del 91, e lo facciamo con la voce di Belle, una delle numero uno del doppiaggio italiano. Benvenuta a Laura Boccanera. Buongiorno a tutti. Allora, Laura, grazie per i complimenti. Complimenti meritatissimi, Laura, e tra l'altro poi tu hai anche fai parte di una famiglia veramente di talenti, tuo fratello Fabio, i tuoi cugini, Massimo, Riccardo ed Emanuela Rossi, insomma siete una famiglia ormai diciamo storica del doppiaggio italiano. Beh, eravamo tutti piccolini, tutti un fan prodigio, tutti piccolini abbiamo cominciato. Beh, hai doppiato tante attrici, in primis Jodie Foster e Julia Roberts, e hai fatto anche Candy, tutti voi ti ricordiamo per Candy Candy, ma nella tua carriera c'è anche Belle, per quanto riguarda l'animazione americana, in particolar modo ovviamente la grande animazione Disney. Di tutto ti chiedo come sei stata scelta per doppiare questo ruolo straordinario. Allora, niente, all'epoca fecero tantissimi provini, perché tanti insomma, e ho vinto il provino con altre mie colleghe e ho avuto la fortuna di vincere il provino e di fare questo film meraviglioso. So che è stata un'esperienza a cui tu sei più legata, perché già qualche anno fa raccontavi, mi ricordo, nell'intervista di Nicola. È un film che io ho amato veramente tantissimo, perché l'ho trovato bellissimo, mi sono divertita a farlo, l'ho amato molto, quindi sì, è un pezzo di cuore per me. Tanto l'hai affiancata da un cast straordinario, con Massimo Corvo che doppiava la Bestia, Vittoria Mandola che ricordiamo che faceva Lumiere, Gianni Vagliani, sì. Davide Perino, veramente c'era un cast, Isa Di Marzio, straordinaria, che purtroppo non sempre viene ricordata come meriterebbe, Pedicini che doppiava Gastone, Elio Pandolfi. Sì, un cast pazzesco. E a dirigervi era Renzo Stacchi, hai qualche aneddoto particolare da raccontare riguardo a questa lavorazione del doppiaggio che avete fatto? Guarda, mi ricordo che ci fu una volta un episodio un po' divertente, un po' non, di una battuta che veniva secondo l'assistente troppo corta, e quando lei arriva, non mi ricordo dove, che dice che posto è questo, ed era una battuta fatta in fretta perché ci fu tutta una discussione, perché non si poteva cambiare nulla, non si poteva aggiungere, non si poteva togliere, e quindi ci fu tutta una discussione, lo firmi tu perché per me questa è corta, non va bene, insomma questo è l'episodio che mi ricordo in realtà, poi per il resto il film è andato bene, ci siamo divertiti a farlo. Bellissimo. Già, e poi insomma il personaggio di Belle è un grande personaggio femminile, assolutamente. Sì, trovo che quello sia uno degli ultimi veramente belli della Disney. Era anche una ragazza poi diversa da altre della sua epoca, perché in quell'epoca in cui inventava il film era una ragazza molto indipendente, con tanta voglia di indipendenza, di non dover sottostare a certe regole. Sì, assolutamente, per l'epoca sì, era all'avanguardia. E poi questa cosa ha portato successo a voi, diciamo anche a voi doppiatori in qualche modo, perché poi io mi ricordo sia Topolino sia altre riviste, c'era anche proprio un volume dedicato al film, cioè vi hanno, diciamo, davano spazio a voi, parlavano di voi, immagino anche che vi abbiamo anche intervistati a suo tempo. Beh sì, siamo andati a trasmissioni, mi ricordo che andammo alla trasmissione della Gardini all'epoca, però adesso non mi ricordo il nome della trasmissione perché purtroppo è passato tanto tempo. Sì, abbiamo avuto tantissimo successo all'epoca per il film, e devo dire insomma che ancora adesso la gente se lo ricorda che abbiamo fatto questo meraviglioso film. Potremmo dire che ti fermano soprattutto per Candy Candy e per Belle, diciamo, a parte le attrici che hai doppiato. Sì, sicuramente. Veramente meraviglioso. Ma, tra l'altro della Disney ho fatto anche un altro
ho fatti tanti, ma un altro molto bello fu pure il Re Leone, quindi... Esatto, Professor Inara, anche quello è un altro grande film. Esatto. Sì. Quelli erano dei film meravigliosi, secondo me. Assolutamente, forse gli ultimi grandi film Disney, davvero. Poi appunto anche in quel caso ti immagino che abbia scelto gli americani, perché so che la Disney ci tiene molto a questa... Sì, si fanno sempre i provini, fanno dei provini a giudizio del direttore, del capo distribuzione, decidono chi potrà essere più o meno giusto e vengono fatti dei provini. E poi hanno scelto la voce che si avvicina di più all'originale americano. Sì, nel tuo caso appunto avevo pensato la stessa cosa per quanto riguarda Belle. Infatti se si ascolta proprio la versione originale, non solo per Belle ma per tutti gli altri personaggi, si capisce che veramente c'è un'aderenza all'originale incredibile. Sì. Fa spesso queste operazioni ormai. Cerca sempre la... nei film almeno, insomma, nei film di un certo livello, nei film importanti, si cerca sempre che sia quasi simile, non so, uguale all'origine, uguale non potrà mai essere, però molto simile alla voce dell'originale, c'è questo sistema adesso. Già. Poi mi ricordo in un'intervista che avevi fatto qualche anno fa con Nicola Marcaccini, avevi raccontato che proprio ti ha preso molto questo film, che addirittura tu sei anche commossa in certi momenti quando doppiavi gli anelli. Beh, perché, certo, perché quando fai certi ruoli, poi fa parte del nostro lavoro, certo che mi sono commossa, perché ogni film che faccio lo amo, lo vivo come se fossi io, con l'emozione, col cuore, quindi mi viene spontaneo, sì, non è solo che lì e dici le battute bene, questo lavoro è soprattutto emozione, cuore, quindi ci sono dei film che ti danno la possibilità di mettercelo, e La Bella e la Bestia insomma, è uno di questo, soprattutto quando lei, insomma, la storia è meravigliosa, che lei si innamora di questa bestia, cioè lo trovo un film davvero emozionante, bellissimo. Come ho già fatto anche con altri tuoi colleghi, settimana scorsa ho avuto ospite Massimiliano Anto, che ha fatto anche lui un film Disney, che è Aladdin, che è succeduto alla Bella e la Bestia, non posso non chiederti appunto un ricordo di Gianni Vagliani, sai, Mazzi, naturalmente anche di Vittoria Mandola, che hanno dato tanto a questo film. Ma lo sai che cosa c'è? Che noi abbiamo lavorato, il ricordo che ho, che erano straordinari, che Vittoria ha fatto una caratterizzazione meravigliosa, e anche Gianni, e io mi ricordo che abbiamo inciso però tutti separati, quindi io non sono stata in sala con loro, capito Marco? Cioè sì, abbiamo inciso le nostre colonne, perché Massimo doveva essere settato, cioè ognuno di noi aveva poi un mix diverso e abbiamo lavorato tutti separatamente e poi hanno messo tutti insieme. Certo, però in altre... Ricordo che ho e che erano meravigliosi, Vittorio ha fatto... Sia Vittorio che Gianni hanno fatto una caratterizzazione strepitosa. Infatti, sì, questo immagino, il fatto che con le separate chiaramente lo immaginavo già, però ecco, erano comunque colleghi che naturalmente tu conoscevi già da un bel po' di tempo, perché erano soprattutto poi Covagliani, era ormai da un po' di anni che faceva doppiaggio. Sì, ti dico che erano due persone meravigliose, erano due persone straordinarie, questo è il ricordo che ho di loro, insomma, erano due belle persone, quindi era una persona meravigliosa. Erano dei meravigliosi colleghi, diciamo, che poi già, comunque loro erano già più grandini di me. Sì, infatti, c'era anche Didi Pergo, anche ricordiamola, che faceva la Amadio. Come no? Anche lei poco ricordata, devo dire. Perché ne ha fatto poco, insomma, non lo so, io pure sono secoli, non me la ricordo, sono secoli che non la vedo, quindi non so proprio neanche che cosa fa adesso, forse è stata anche un po' fuori per sua scelta dal lavoro, non lo so. Come già è accaduto per La Sirenetta, voi avevate fatto anche il backstage, doppiavate i doppiatori originali. Non me lo ricordo, ma... Sì, no, questo lo ricordo io, perché ho trovato questa chicca su internet. Sì, ma non me lo ricordo. Chissà comunque che poi non sia riproposto comunque quel film in occasione
proprio dell'uscita di questo remake. Comunque ogni Natale, per esempio, lo propongono, quasi ogni Natale. Sì. Il film. Beh, sarebbe bello. L'inizio è recitato da Nando Gazzolo, ah, il film. Sì. Anche lui, insomma, un altro professionista straordinario. Tutte persone a livelli, devo dire, altissimi, c'erano. È stato curato proprio come tutti i lavori Disney, in tutti i lavori si cerca di dare il massimo, insomma. Assolutamente. Lo facciamo sempre, però avendo il tempo si lavora ancora di più e si cerca di fare sempre il meglio. Sì, infatti, proprio così. Oggi purtroppo questi ritmi sono un po' accelerati, sicuramente anche rispetto all'ora. Sì, è cambiato tutto, ormai rispetto a 90 siamo avanti, è cambiata proprio la vita, è cambiato tutto, adesso c'è tutto, tutti parlano con i cellulari, con i cingoli, cioè la gente non si parla più, cioè è cambiato talmente tutto dal 90 adesso che figuriamoci, no? Infatti è così. Così. Avete ascoltato? Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli.